Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans le Lume Sabe Fabio, nous allons découvrir un artisanat qui si peut dire en cours de une tradition. Notre artisan ci porte spazio entre modernité et tradition. Con lui, nous allons encore perdre une montagne qui porte sempre appresso à peine de bande. Écoutez-le, Laurent Bellini, salut. Salut. C'est un cultelaggio d'arte. Oui, c'est un cultelaggio d'arte. C'est un cultelaggio, prima di tutto. Et un cultelaggio d'arte parce que. Mi piace più che tutto di vedere ultello un oggetto d'arte. Allora, quanto sogna che può praticare su un mestiere magnifico? Viana va 30 anni. 30 anni, sono pochi, sono assai, no? Sono assai, sì, 30 anni. Diciamo che ho cominciato a vendere negli anni 80, a lavorare in Dececali, che era uno dei soli coltivati tanto in corso, che mi ha imparato un mestiere, poi mi sono installata con me in 95. Allora, si può dire che ultello due boy di una storia di traizione o di passione? No, di passione. Di passione. Benché io mi arcimissiavo fossi stato stazionario, ma non venne mica da qui. Non venne mica da qui, no. Cioè, per abbiante è distinto, parte di ubetto. Giusto appunto. Allora, giusto appunto, sa passione va portato nei primi bassi di vostro mestiere con su primo oggetto che ha apre qui, che è il vostro credo, dice radio, di un stiletto. Allora, contate già appena la storia di questo stiletto qui. Allora, questo stiletto qui è infatti. Tipo, quando ho cominciato il mio mestiere, io sono sempre stato appassionato di stiletti tradizionali, come così. E ho sempre la volontà di fare una creazione oginca, un stiletto che si piega. Perché chi l'uso vuole che non si pieghi no, mica? È un'arma, dunque un'arma di stock, come si dice, dunque romano con l'arma, soffice. E volevo fare, nello stesso tempo, un stiletto che si piega, volevo fare... No, passare, c'è una sicurezza, allora come si c'è una va? Sicurezza, infatti, qui è un stiletto, c'è un sistema opaturo, volevo fare giustamente un stiletto proprio moderno, che fosse a lei tra lo stiletto tradizionale e diciamo il nostro secolo. E allora ho utilizzato anche materiali moderni, diciamo. Questo stiletto qui è stato un modello che ha sposto, che ha fatto quando l'ha creato e ben inteso fatto di cose tecniche che ho componito. E ho fatto la concezione, la realizzazione e dopo era fabbricato in una fabbrica in Italia. Perché le competenze tecniche che le italiane non le abbiamo mica noi. Le abbiamo mica noi. Allora, si può dire che il stiletto è più tradizionale che il coltello? Sì. Quantunque? Infatti, per me, a conto mio, dopo ognuno... Ma diciamo che all'origine il stiletto corso è più conosciuto che il coltello corso. La coltello corso, diciamo, è venuta a conoscenza del pubblico come una tradizione, a parte degli anni 70 e anche era marginale, soprattutto. E dopo, negli anni 80 e 90, tanto si sono messi in ballo di tutti gli anni a girare l'ultedo e di ritrovare l'ultedo detto tradizionale di un pastore, di montagne. Cioè. Allora, c'è una piccola storia, cioè, diremmo, in giro a suo stiletto qui. E questo, diciamo, che quando l'ha sortito, è vero che anche un mondo di ultedo sano, perché l'ha presentato in Parigi, in Italia e tutto, era comunque una novità, è qualcosa che è qualcosa di moderno, un mondo di ultedo. Infatti era talmente piaciuto a quello che mi aveva fregato che mi ha rubato. È stato, rubato. È stato distribuito, dunque processi, affari, tribunali e tutto. Ah là là. Victime de son succès. Victime de son succès. Yeah, allora, ora vi propongo di scoprire un secondo oggetto che faceva parte piuttosto di vostra anima. È stato un oggetto che, infatti, ha fatto qual è il vostro lavoro in un mondo di ugultello. Ce ne parlate di Samuele Augusti? E qui è un pastore, è l'ultello che rappresenta veramente la produzione, che rappresenta la mia marca. Diciamo quando è un pastore, la gente sa che è un mio modello. Questo è un modello che ha fatto tanto con me associo, tanto che siamo Jean-Pierre Cagiari, tanto l'abbiamo fatto insieme in 96, è stato esposto in 96.
Voilà, donc, questo è un modello rappresentativo della mia produzione, la gente che mi conosce, mi sono fatto conoscere, diciamo, grazie a questo coltello. Che legno è che? Quello di Aliu. Aliu, è chiaro così, è magnifico. Sì. Allora, c'è stato un premio con questo coltello? Sì, c'è stato un premio, diciamo, quando è stato presentato in diversi saloni, ha girato un po' l'Europa, diciamo. E perché il coltello grosso va fatto girare un mondo sano? E soprattutto che quando ha cominciato il mio mestiere, non ero tanto. Il solo che aveva conosciuto i coltelli fuori di Corsica era Gecaldi, perché aveva una scelta di commercializzazione altra che si faceva. E il povero Gio' Antonini era conosciuto in Tiera, in quel luogo qui. È vero che quando noi siamo giunti in Borghi, eravamo 4-5 tanto. Fa il salone internazionale e ci ha marcato il punto di avere un modello proprio che sortiva dall'ordinario. Diciamo. E oggi giorno quanto ne avete fatto modelli? Oggi ne abbiamo fatto parecchi, ne abbiamo sposto 6 all'INPI, diciamo, dove il pastore, il Ugarello, il Pastoredo, il suo modello qui, un altro modello più moderno. Abbiamo fatto, e diciamo che io, infatti, la mia passione è questa, di un mestiere di aggregazione e a me ciò che mi interessa giustamente è di creare un modello. Allora, quando vado a lavorare a pezzo unico, diciamo, mi servo di questa ispirazione per ogni, se qualcosa sorti dell'ordinario, mi voglio un modello che tanto, voilà, e dopo vado a riposare tutto. Allora, parliamo di coltelli, parliamo, ma io vi brubongo, tanto a trovare in due strati, lo abbiamo fatto a spia per vedere come lo lavora il nostro coltellaio. Il coltellaio lavora in una maniera. Fogo un modello, per esempio, un mio modello, l'ho concepito, l'ho fatto. Una volta che la produzione era sicura, ho dato un modello a far tagliare i pezzi, ma i pezzi mica venite, eh? I pezzi giusto il giro dei pezzi. A parte questi pezzi, io faccio tutto il lavoro che ci fanno in taglia la mer. Trovo, diciamo, legno locale in priorità, quando lo c'è. Dunque, a lì, o bus, o a Lecce, a Ginespra, tutti i legni che si possono trovare. Dopo trovo di nuovo corna, e corna locale è la stessa quando è la gemma. Starsa. E ancora il problema è che in Corsica tutti i coltellai facciano i coltelli in corna, dunque non abbiamo mica abbastanza produzione di animali per avere tante corna, dunque compriamo quando la c'è locale a Troem o a PM, o se no compriamo in Sardegna o un continente da dove la c'è. Oggi trovo un modello che non è mica un modello che mi appartiene, anche un modello che esiste, perché che ho domandato alla persona che faceva se non mi poteva vendere un po' di fornitura per poterlo fare, perché è un modello che mi interessava, perché è una cosa per cacciare d'appe. E una domanda a volte, a gente che batte in campagna, gli piace avere una cosa per cacciare d'appe. E su modello qui l'ho un po' arrangiato a modo mio. E sono un traccio di vanno i modelli in corna, giustamente, in corno, c'è un po' di corno locale, taglio un po' di becco e il resto è montone. E ho un modello perché mi piace di nuovo fare coltelli che sortono di modelli correnti, diciamo. Un nemico difficile è che è lungo, è un lavoro fastidioso, cioè a lavorare. Se, quando si parte da corna, una volta che è tagliata, diciamo, del capo dell'animale, cacciare l'osso, una volta di questo c'è tagliarla, c'è sigala, c'è andrizzarla, dunque c'è scalarla, c'è metterla sotto la pressa, dopo c'è un lavoro lungo, che c'è manipolazione, veramente manipolazione. Il rischio chi è? Che lo schiacciassi? Il rischio è se la scaldate troppo, sciappa come vetro, se non la scaldate mica abbastanza, non c'è da mica da mettere da andrizzare, e il rischio. L'avvantaggio di agona è che è contenuto un materiale veramente duro. Un cranio che ha un affare è un caldo, perché se c'è le formazioni. E dopo viene intesa l'acqua, eh? C'è mica mettere in acqua, ma i coltelli in generale non c'è mica mettere in acqua. Laurent, bus, o ali, o tutto questo legno magnifico, si dai un importa quando? No, diciamo che per gente che lavora in un legno come me o come Ivan Calare, cioè fa attenzione alle lune. Perché se si taglia contro la luna, o secca male, o si sfela, allora, giustamente, è la tradizione. Questo si impara di paesi, quando si nasce paesano. Cui, sì. Si luna, sa che la luna, voilà. In prima sai. È vero che
perché è difficile certe volte hai anche di portare legno per dire oh, di un bello pezzo di legno vuole dire sì, ma è stato tagliato in condizione sennò dopo così no si sciappa. Ma dire quantunque un mistero ben rigoloso, ma io a guardia va già portando un altro ben rigolo con una sfia e un altro vatigore come ogni artigiano che si rispetta scusate si de cabaggia riconosce il vostro travaglio o mica allora io aggiungo un ebog di gultelli e aggiungo vede se bo riconosci di qui se bo strigultelli o mica questi sono i miei gultelli è un memorello di gultello di Dola diciamo e riconosco ancora allora qui c'è una scelta differente di lei allora qui c'è corno di vecchio qui c'è l'ubu sulla riva riconosco allora qui è uno dei muretti che è stato giustamente esposto uno spirito moderno ma dunque, c'è da conferma di vostro lavoro. Ma riconosco anche la collezione. Allora, di qual è che? È quella della collezione di Adalbino. È della collezione di Adalbino che è un appassionato di gultel. E c'è un'altra storia di Nobaiado, un pezzo di gorna per farli. Albino mi ha dato a Mouvre, allora lui è un ma gli ha dato a Mouvre con un paio di gorni di Mouvre magnifiche perché. Oggi è difficile, la Mouvre è prodetta, non si ne trova... Si ne trova mica facilmente. Abbiamo un test qui che è baccaia anche di Digubandalla. Allora, Mouvre, è vero che è diventato veramente raro. Ciò che si trova lì è un montone e tutto quello, un montone, lo prendiamo sopra piazza con il luce, ma non ce n'è mica troppo, dunque, come dicevo, si unisce le Sardegne e altro. A Mouvre, è giustamente, è più appassionato. Ora mi fermo... A guarda che qui è quella che mi verma una dubbio. Ne mette più. Una dubbio, allora se non mi portano mica, mando una diama, non tombate mica e muovere. A cave chi ha niente vi portessi così un pezzo di gorna, un pezzo di legno, sa, non avete vostra abitudine quantunque. E poi ho tagliato un'abitudine di noi quando qualche sia mi può... Fermo un cambio. Mi dà una oliva con una gulteta e così. Come all'epica. Le troc. Allora, Laurent, chi può essere. Chi si può premurare sul mistero della bene a Carchissia che volerebbe? Allora, il mistero è in espansione, come si dice, ce n'è forse. Io mi dico che ci vuole comunque fare attenzione, mica va in portoghese, andare in portoghese senso. E si è portato da passione. Senza passione. Vi ringrazio per aver. Spero da vostra arte e vostra passione con noi tutti. Venite qui quando volete. E a voi vi dico a presto per scoprire un altro Sabefa nostrale. A vederci. A vederci. Hey.